Agenzia Stampa Italia, siamo in linea con Roberto Goretti, direttore del Perugia. Allora, direttore Goretti, cominciamo dalle note positive, perché a Spezia si è visto qualcosa di più e di meglio, nonostante la sconfitta, intensità, circolazione palla più consistente, una certa intraprendenza della squadra. Come dice Bisoli, è mancato solo il risultato o invece c'è da rilevare qualcosa anche nella prestazione? Lei che come direttore sportivo interpreta il suo ruolo nel fare anche rilievi critici in tutte le circostanze, mai di comodo. Ma io credo che la parte di Spezia ha detto che il primo tempo ha fatto meglio lo Spezia, il secondo tempo ha fatto meglio Perugia, allora hanno fatto gol. Noi abbiamo tante situazioni in cui potevamo fare gol e non ci siamo riusciti, non siamo stati bravi a farlo, quindi purtroppo non abbiamo portato a casa quello che il campo aveva detto che meritavamo, e quindi prendiamo questa sconfitta e sicuramente dobbiamo essere subito pronti e bravi a reagire e dimostrare già da sabato miglioramenti. Senta, scegliendo Bisoli dopo Camplone, il Perugia ha fatto una scelta precisa sul tipo di allenatore, quindi anche di calcio, di impostazione da dare alla squadra. Organizzazione, capacità di gestire palla, equilibrio tattico, praticità e concretezza. Insomma, si sapeva che per Bisoli conta più il risultato attraverso l'organizzazione che non l'estetica. Allora la domanda è, quello che si è visto e si è intravisto in queste prime giornate è tutto nella norma, cioè rientra in un cronoprogramma normale per una squadra di Bisoli che deve crescere e quindi ci dobbiamo aspettare dei margini di miglioramento notevoli da questa squadra, o invece secondo lei i margini di miglioramento vanno aiutati per esempio con l'innesto di qualche giocatore, non so, il recupero pieno di Della Rocca, Guberti quando ci sarà? Tanti aspetti da valutare, innanzitutto dopo 3 anni abbiamo cambiato tanto, no? Quest'estate, più delle altre estate, abbiamo cambiato la via tecnica che per 3 anni era stata quella di Andrea Camplone, abbiamo cambiato 16-17 giocatori, quindi abbiamo cambiato veramente, veramente tanto, e chiaramente quando uno fa queste scelte va incontro a momenti e, diciamo si deve ripartire un po' tutto, si deve ripartire un po' tutti da zero, no? E quindi poi può capitare che puoi avere una buona partenza di campionato, ma diciamo che il progetto tecnico sull'allenatore bisogna prenderlo e vederlo a lungo termine. Non può dopo 4 partite fare tante considerazioni, io credo. Bisogna soltanto star vicino al mister, star vicino alla squadra, vedere la crescita della squadra. Certo, quello che ci auguriamo è magari un po' più di fortuna a livello sul campo e anche a livello di infortuni, perché purtroppo quando vengono a mancare 4-5 giocatori chiaramente è sempre dura, no? Le squadre inevitabilmente io credo che possono andare anche in difficoltà, però diamo tempo all'allenatore, siamo tutti quanti vicini dalla società ai tifosi, sono sicuro che questo apporto, che il loro apporto non mancherà, insomma, e che credo che con il tempo farà bene, costruirà e darà quella mentalità, quell'atteggiamento e quella qualità sul campo che tutti ci aspettiamo. Beh, d'altra parte un po' le squadre di Bisoli si dice che sono diesel, no? che prendono il via con un po' di ritardo, ma poi quando l'hanno preso non lo perdono. Senta, uno dei refrain di questo inizio stagione, magari l'annoieremo perché l'ha sentito tante volte, è che la coperta sarebbe corta. Si parla di un esterno sinistro, di un centrocampista metronomo, di un attaccante in grado di aiutare Falcinelli. Ma alla luce di quello che si è visto finora, lei come replica queste osservazioni? Ma guarda, le osservazioni sono tutte ben accette, possono essere tutte giuste. Io credo che, come ho detto, siamo ripartiti, abbiamo ricostruito una rosa da zero. E quindi può essere, sicuramente sarà, che qualcosa può mancare, ma
io credo che abbiamo risorse anche all'interno del nostro settore giovanile che possano diciamo aiutarci in momenti di emergenza. Sono fiducioso perché non dobbiamo dimenticarci che questo è un aspetto importante, fondamentale della nostra società, perché da quando è ripartita 5 anni fa insomma è stato fatto un lavoro importante sui giovani, abbiamo iniziato partendo dai ragazzi del 97 e alla fine su questi dobbiamo un po' puntare, dobbiamo credere, come è giusto che lo facciano tutte le società della nostra nazione. Del calcio italiano. Senta, l'anno scorso il Perugia a gennaio rivoluzionò la squadra e poi nel girone di ritorno quella squadra fece meglio di tutti, tanto che in molti hanno fatto l'equazione, forse un po' semplicistica, ma comunque l'hanno fatta. Se avessimo avuto questa squadra dall'inizio dell'anno avremmo avuto la promozione diretta. Ora, lei nella conferenza di giugno disse che avrebbe voluto dare al nuovo allenatore tutta la rosa al completo, ma non sapeva se ci sarebbe riuscito. Alla fine, quella di magari di aspettare il mercato di gennaio, è stata una scelta strategica o una scelta obbligata dall'andamento del mercato? Ma di quest'anno o dello scorso anno? Di quest'anno. Allora, partiamo dall'anno scorso, così almeno l'anno scorso fare una rosa come quella di gennaio era impossibile a luglio, era impossibile perché tanti giocatori facevano parte di rosse di Serie A e quindi non era possibile prenderli quel livello. Poi nel mercato di gennaio a volte ci sono delle occasioni, no? A livello economico, che nei momenti in cui combaciano con l'occasione tecnica magari hai la fortuna di prenderli, questo può cambiare tutto. Io credo che l'anno scorso avevamo una grande occasione in generale nel girone di ritorno, ma veramente una grandissima occasione. E purtroppo, per come era la strategia societaria dello scorso anno, ci siamo trovati alla fine dell'anno a perdere, no? Praticamente il 90% di quella rosa, di quella squadra. Adesso la strategia è cambiata, è completamente diversa, si pensa a costruire più a lungo, no? Abbiamo visto che ci siamo resi conto, no? Che perdere ogni volta tutta la rosa in questa categoria non è proibitivo. Dopo ricostruire tutto da zero è molto difficile, soprattutto a luglio, agosto è molto difficile perché c'è tanta concorrenza, ci sono squadre, soprattutto quelle che scendono dalla Serie A, che hanno delle potenzialità, certo. Quello che è il paracadute è esagerate proprio. E quindi io credo che abbiamo fatto un buon lavoro, abbiamo fatto un primo passo per la costruzione di quello che dicevo prima, di un progetto nuovo, e quindi in questi casi io credo che sia inevitabile avere pazienza, no? Avere pazienza, stare a vedere dopo 12, 13, 14 giornate dove è il Perugia, e dopo 28 di partite così importanti c'è la possibilità l'allenatore di trasferire, di riuscire ad imprimere quella che è la sua mentalità, il suo modo di giocare a tutta quanta la squadra, e vedere poi dove c'è da migliorare. Sicuramente c'è da migliorare, questo è indubbio. Certamente. Senta Roberto Gretti, lei è un profondo conoscitore di calcio e allora le chiedo, che Serie B è quest'anno? Le sembra che il livello tecnico, come dicono molti osservatori, si è alzato rispetto all'anno scorso e che quindi sarà un campionato più difficile alla fine? Ma io credo che ci sono alcune squadre che sono molto più forti rispetto all'anno scorso, ma all'incirca poi per il resto vedo un po' come l'anno scorso, mi sembra, queste prime partite, vedendo anche in TV quelle delle nostre future avversarie. Io credo che saranno quelle 4-5 che sono veramente delle squadre fortissime. Ho visto il Cagliari dal vivo e credo che sia una buona squadra per salvarsi in Serie A, quindi una squadra fortissima. Poi per il resto penso che più o meno il livello sarà quello dello scorso anno. Allora, in questa Serie B, posto che nessuno, neppure lei, ha la palla di vetro, però se dovesse lei confidare al suo miglior amico, diciamo un tifoso del Perugia, ma un amico di quelli a cui si dice la verità, no? Dovesse dire, guarda, scommetti sul Perugia perché quest'anno il Perugia
potrà arrivare in una certa posizione. Che posizione indicherebbe per il Perugia lei? No, guarda, lasciamo stare le scommesse. Diciamo che il Perugia fa, secondo me, io sono fiducioso, nel senso che il Perugia, a mio avviso, farà un buon campionato, farà bene. Sicuramente in queste prime partite non abbiamo espresso un grande gioco, non l'abbiamo fatto almeno con grande continuità, non abbiamo fatto magari i punti che tutti quanti ci aspettavamo, ci auguravamo, diciamo. Però sono sicuro che con il lavoro, con la fiducia, con il tempo, riusciremo a trovare il nostro equilibrio, riusciremo a trovare la nostra identità di squadra e sono convinto che anche quest'anno ci taglieremo sugli spazi. Senta Roberto Coretti, dopo queste prime tre partite, esiste un piccolo problema arbitri per il Perugia? Perché ieri sera si è Bisoli che il presidente Santopadre si sono lamentati. Io l'ultima volta che mi sono lamentato eravamo in Lega Pro, perché veramente non se ne poteva più. Io ti faccio solo una domanda: tu hai capito chi ha fatto il rigore contro il Pescara? Cosa ha fischiato l'arbitro su quel rigore? Francamente no. Penso che come tutti hai visto che la Padula che ha fatto l'assist del 2-0 era 2 metri fuori gioco. Cioè era veramente troppo facile vederlo. Penso che anche chiunque ha visto la partita in casa con il Crotone ha visto il fallo di mano di Martella che ha tolto la palla all'Anzafan, cioè è troppo evidente, troppo facile da vedere. Comunque, diciamo, non ci lamentiamo, verranno tempi migliori. Grazie a Roberto Coretti. Grazie. Buona serata.